Dal teatro Ariston, premi TV, di quelli di Piombi, 58esimo premio regia televisiva, dal Sanremo, chi vince Fiorello. Il più grande spettacolo dopo il weekend, è stato un grande successo, strepitoso, avuto quest'autunno, e Fiorello quindi sta pian piano riscuotendo quello che sono tutti i premi per questi suoi, questa sua, questa bellissima, esperienza televisiva. E quindi premiata anche la Cucciari a Sanremo, al Teatro Ariston, e come personaggio diciamo televisivo a sorpresa Rocco Papaleo, che è il co-conduttore insieme a Morandi del festival, e che è anche non solo un attore, non solo un comico e non solo un presentatore, ma anche un musicista. Mi sembra che ha realizzato un album che lo sta promuovendo con la sua band. L'ho sentito proprio in radio mentre camminavo con la mia automobile. Premiato anche Don Matteo, premiato anche la trasmissione di Antonella Clerici dall'Arena di Verona. Lo spettacolo sta per iniziare. Premiato anche, premiati chi altro più? Nessun altro più? No, sembra, diciamo che questi sono i premi principali. Che dire di Fiorello? Fiorello che ieri è apparso un po' malaticcio, aveva qualche virus, si avvicinava a Conti per contagiarlo, insomma, un Fiorello che secondo me merita più incarichi importanti e più trasmissioni prestigiose da lui condotte. Infatti punzecchia la Rai, no? Con ironia, che bello ristare qui a rivedervi, ma in realtà no, forse voleva dire qualche altra cosa. Infatti dice tutte le polemiche che poi si leggono sui giornali in realtà sono vere. E poi ha fatto anche polemiche, sono solo l'ultimo a scoprire che ho vinto questo premio. Vabbè, così. Comunque questa è la segnalazione. Personaggio dell'anno meritato. Diciamo premiato nel 2012, però fa riferimento al 2011 a Sanremo, Fiorello Rosario.